è soltanto un atto di amore, un atto di carità. E la religione deve venire a poco mediante la cura che sarà esercitata da quelli che credono in Lui. Gesù alla fine della parabola dice: va e fa tu lo stesso, come si è comportato il samaritano, così dobbiamo comportarci noi. Siamo così al ministero che viene esercitato nella Chiesa per curare tutti gli infermi. L'uomo che è stato preso da Gesù sul suo giumento, la sua umanità, è stato risanato, ma deve essere curato fino alla fine dei tempi, cioè fino al ritorno del Signore. Io sarò di ritorno, dice il samaritano, intanto prendi questi due denari. Nei due denari noi ravvisiamo i sacramenti e ravvisiamo i carismi, cioè il dono della grazia e il dono dello Spirito. Il dono di Cristo e il dono dello Spirito sono le due mani del Padre. Dice Ireneo che il Padre ha due mani, la mano destra del Verbo, la mano sinistra dello Spirito, e con queste due mani opera tutto. Comunque qui abbiamo i sacramenti e abbiamo i carismi. La Chiesa ci cura attraverso i sacramenti, sacramenti di purificazione e sacramenti di nutrizione. Due sono i grandi sacramenti che usa la Chiesa per curare le nostre infermità spirituali e anche fisiche. È il sacramento della riconciliazione, la confessione. Non c'è rimedio migliore sia per la liberazione sia per la guarigione quanto il sacramento della confessione, sacramento che serve per tutte le nostre malattie, sia fisiche, sia emozionali, sia spirituali. Direttamente la confessione mira a liberarci dal peccato, ma anche per quella componente psicologica che ha il sacramento, è ordinato a liberarci dalle ansie, dalle angosce, ci rimette cioè a posto, perché il peccato ha una sua dimensione psicologica. E anche ha i suoi riflessi fisici, perché tante malattie sono agganciate a turbe psicologiche, e sono agganciate tante malattie anche a mali spirituali, a peccati commessi. Per cui, tolto il peccato, risanata la piaga, la ferita, ecco che c'è un miglioramento in tutta la persona, qualunque sia il suo stato di salute. Comunque la Chiesa ha questo grande sacramento della confessione per guarire gli infermi che a lei si presentano, gli infermi spirituali e gli altri infermi, gli angosciati, i depressi e anche gli infermi che hanno qualche disturbo. L'altro sacramento, ci procediamo per breviorem, l'altro sacramento è l'Eucaristia. L'Eucaristia è un sacramento che rifocilla, è come l'olio che plasma, è il sangue di Gesù che viene versato per noi, è il corpo di Gesù che viene dato a noi, e noi nutrendoci del corpo di Gesù, bevendo il sangue di Gesù, beviamo la vita. Per cui ogni malattia
di qualunque tipo deve cedere di fronte all'Eucaristia, quando l'Eucaristia è ricevuta bene. Comunque la Chiesa ha in mano questo grande sacramento, però questi due sacramenti vanno ricevuti bene, perché altrimenti noi svuotiamo la grazia sacramentale, che è grazia di guarigione, grazia di risanamento interiore ed esteriore. La confessione andrebbe così amministrata collettivamente. Noi siamo soliti amministrare questo sacramento in privato, cioè è sempre pubblico, anche quando è privato, però in forma singolare. Però sarebbe bene usare la forma così collettiva, la seconda forma, perché sono le tre forme con cui si amministra questo sacramento, che dovrebbe essere quella più in uso nella Chiesa. Nei nostri gruppi si dovrebbe fare così, qualche volta si è fatto, con grandi risultati. Innanzitutto noi vediamo che quando facciamo servizi di guarigione, per esempio il giovedì o anche il lunedì, tanta gente va a confessarsi, perché diamo spazio prima della messa e durante la messa di confessarsi, e questo è di grande giovamento, perché attraverso la confessione già c'è una prima guarigione. Però questo sacramento andrebbe amministrato così: innanzitutto è la comunità che prega, e mentre la comunità prega, e prega per colui che deve confessare il suo peccato, allora è la Chiesa peccatrice presente in quel penitente, che si presenta allo sposo divino rappresentato nel sacerdote, e si dona a lui, perché lo sposo divino con la grazia deterga il suo peccato e la riconduca così a uno stato di risanamento, di salute spirituale. Ora è molto efficace questo modo di celebrare l'Eucaristia. Man mano che le persone devono confessarsi, vanno a confessarsi, però c'è sempre una comunità orante che mentre si compie la confessione prega per colui che sta facendo la confessione. E tutta la comunità che sostiene il penitente nella confessione. Così anche la confessione non è un'accusa, la confessione ben fatta è una confessio. Che cos'è confessio? Confessare a Dio è una lode che si dà al Signore. Prima c'è una lode della bocca, una lode del cuore e una lode della vita. La confessione ben fatta incomincia con la lode. Ecco, io mi presento al confessore e dico: io lodo il Signore per il bene che mi ha fatto in questo tempo. Io ho avuto tanta grazia, quest'altra grazia, veramente grande, buono e misericordioso il Signore, perché io ho operato tanto bene. Lui mi ha fatto del bene e io ho operato tanto bene, per cui magnificare il Signore per il bene operato. Questa è la prima confessione, riconoscere il bene che Dio ci ha dato la grazia di compiere durante quella settimana, durante quel mese, durante quell'anno. Enumerare i benefici ricevuti ed enumerare il bene che uno ha fatto per queste grazie di Dio. Io ho pregato bene, io ho fatto questo, tutto merito del Signore, il Signore mi ha beneficato in questo. Ed io lo lodo, lo benedico e invito te sacerdote a lodarlo e benedirlo insieme a me. Questo è il primo atto della confessione. Dopo questo primo atto della confessione
allora c'è la lode del cuore. Io mi presento al Signore, Signore, adesso illumina me, e tu aiutami, sacerdoti, a comprendere in quello che io ho fatto di bene e anche di male, perché sono fragile, sono una creatura molto debole, esattamente peccati ne ho fatto. E poi c'era l'ausilite, cioè uno confessa la propria vita al Signore. Ho fatto questo di male, però Signore sono qui pronto per usare la mia vita che mi resta per fare questo bene. Signore, io ho fatto questo, questo, quest'altro, 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 però ti lodo, Signore, perché tu non mi hai confuso, tu sei venuto sempre incontro a me. Ecco, è il tono di lode che l'ha fatta la confessione, perché è una confessione. Confessare a Dio che è grande, buono e misericordioso, anche quando si celebrano i propri peccati. Dietro quel penitente la Chiesa che è tutta, che confessa al suo Signore il proprio peccato, ed è il sacerdote nella festa dello Sposo Divino che accoglie la sua sposa e richiede loro il Padre. E poi dà la soluzione, ecco la soluzione, che è il dono del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, perché la formula è una formula trinitaria. E quando ha dato la soluzione, ecco che il penitente viene invogliato a lodare. Lodiamo il Signore perché è buono, perché eterna è la sua misericordia, va in pace. Ecco, è tutta una festa, tutta una festa. Ecco, noi ci siamo abituati a considerare questo sacramento come un sacramento così penitenziale, un sacramento tenebroso, un sacramento in cui ci si appunta, un sacramento lacrimoso, no, è un sacramento di gioia, perché c'è più festa in cielo per un peccatore che ritorna a penitenza che per 99 giuste che non hanno bisogno di perdono. Ora, e durante questa celebrazione del sacramento, in questo clima che avviene di sacramento sia spirituale, per il peccato confessato e assolto, sia psicologico, perché è un'aria di festa, e una volta risanata la sfera spirituale e la sfera psicologica, anche la sfera fisica ne trae grande giovamento. Senza dire che ci sono alcuni peccati che hanno radicato una malattia, e dopo il peccato, nelle due dimensioni reale e la dimensione psicologica, gli effetti che si fanno sentire sul fisico cessano. Questo io lo dico per esperienza. Alle volte noi abbiamo degli aborti, per esempio, gli aborti che sono all'origine di tante malattie, compreso il cancro. Tolto questo peccato, un peccato confessato bene, confessato in questa maniera, con la contrizione, ecco che la malattia fa marcia indietro. Ho visto tante malattie tornare indietro dopo una confessione di fatta, perché la malattia fondamentale era nello spirito, colite, enterocolite, gastrite, ulcere e compagnia bella, sono tutte malattie spirituali. Tocca la causa, tocca l'effetto. Ecco perché io esorto caldamente ad usare di questo sacramento come del primo mezzo per guarigione, così anche per la liberazione. Una liberazione avviene più facilmente dopo la confessione, perché se la confessione è ben fatta, il nemico che sta dentro, ebbene, non ha più la dentellata del peccato su cui fermarsi, su cui agire, per cui ecco, è un sacramento riparatorio, è un sacramento di risanamento,
quello della confessione, potremmo parlarne a lungo, ma non abbiamo il tempo. E così anche l'altro sacramento, il sacramento dell'Eucaristia, c'è il corpo e il sangue del Signore. Il corpo e il sangue del Signore che sono la vita, perché come vi dicevo, riceviamo il sangue di Gesù che ci ha liberato dal peccato, ci ha liberato da ogni malattia. Per le sue piaghe noi siamo stati liberati. Abbiamo il corpo di Gesù, il corpo risorto di Gesù, abbiamo il seme della resurrezione, abbiamo cioè colui che è sano, sano realmente c'è il Signore. Tutti siamo un po' ammalati, noi mangiamo la carne sana, la carne del Signore, ed esercita questa carne sana un enorme influsso dentro di noi, però stiamo attenti a come riceviamo l'Eucaristia. Io non vorrei che succedesse quello che succedeva a Corinto. A Corinto San Paolo ci dice che c'erano molti deboli, molti infermi e molti morivano in età prematura per l'abuso dell'Eucaristia, perché ricevevano la comunione, ricevevano l'Eucaristia senza discernimento, perché non fosse il corpo del Signore. Quando noi riceviamo l'Eucaristia con il peccato grave nell'animo, soprattutto in stato di odio, di rancore, noi mangiamo la nostra condanna. Per cui l'Eucaristia va ricevuta con contrizione, quantomeno con la contrizione, con il dolore dei nostri peccati, e in stato di perdono, cioè di pace con il prossimo, lo diceva Gesù. Se tu ti accorgi quando vai all'altare che il tuo fratello ce l'ha con te, non accostarti, lascia l'offerta davanti all'altare, ma prima riconciliarti con il tuo fratello e poi vieni dopo. Ed è bello in questa linea leggere il capitolo 28 del Siracide, dove si parla appunto della guarigione, si parla dei medici, e poi del 38, e si parla della guarigione, del capitolo 28, ricordate questi due capitoli, 28 e 38, del Siracide. Nel 28 ci dice qui l'agiografo, il Signore che parla, come tu puoi chiedere la guarigione al Signore se tu non perdoni il tuo fratello? Va prima a riconciliarti con tuo fratello, poi vieni e il Signore ti guarirà dalla tua malattia. Pertanto la comunione va ricevuta in stato di pacificazione con tutti, senza acchio, senza rancore, nel cuore per nessuno. Va ricevuto poi in grazia di Dio, che quantomeno se qualcuno si accorge così che ha peccato e non ha come confessare il suo peccato, che abbia un dolore vero del peccato, ed è soltanto allora che quella comunione diventa pane di vita, il sangue di Gesù diventa fonte di risanamento interiore, fonte anche di salute fisica. Non parliamo per il momento dell'altro sacramento, ma che è ordinato alla salute fisica. Alla salute fisica è il sacramento proprio dell'olio santo, quello sì, è proprio ordinato alla salute fisica. Io ho visto molti, molti ammalati guarire subito dopo l'amministrazione di questo sacramento. Ecco la Chiesa quanti mezzi ha in mano. Mi ricordo così il fatto di Nicola, l'amministratore di Nicola. Me lo racconto come aneddoto. Io mi trovavo lì a Noce qualche 4 anni fa. E venne la bussata alla porta, della parrocchia, che c'era uno che era morto quasi o moribondo, e che corresse subito perché
ormai non c'era più spazio, ma il commento non c'era nessuno. Dopo 2 ore sono arrivato io, ma io non ero il parroco, ed era stanchissimo. E allora mi hanno detto, da 2 ore fa è venuto, sono venuto a cercare un sacerdote perché c'è un moribondo che ancora può darsi che sia morto. Comunque, io ho detto, io sono morto stanco, comunque mi sono fatto di coscienza, come si può dire. Ho detto a Francesco, perché mi accompagna, andiamo qui in piazza Nocera, c'era a pieno di numero 90. E così un 100 metri dalla chiesa, qui era vicino. E allora dico, andiamo, prendo l'olio caldo e appena apro la porta, prendo una scala così lunga, si sotto, questa scala volta mancava, quando si sotto, la scala che mi è portata, ma niente, quindi borbo tanto, vedi per la scala, arrivai là e trovai il tempo di scelto, respirava per il posto, poi lo sai, respirava ancora, c'è i parenti tutto attorno, chi piangeva, chi se ne era ancora vivo, allora mi stai per una munzione degli interni in forma breve, cioè in fronte soltanto, e poi forse ho fatto una preghiera in lingue, in giro con Francesco, e poi sentivo nel cuore che quello era guarito. E si disse, come si chiama? Nicola, per me sei guarito, se vuoi ti puoi alzare. Allora se sta bene, l'uomo apre gli occhi e dice, esatto. Adesso, datela bene, ecco si dice, a mezzoletti gli dietela bene, i parenti che hanno visto bene, che succede? Io mi sono andato subito, che succede? Poi domenica ho visto i compagni in chiesa, si è dovuto confessare, si è comunicato, assistente come ringraziamento a Dio. L'indomani veramente l'ho visto ancora, era sul balcone, si pigliava il fresco perché proprio queste tempe si pigliava il fresco e si guardava la televisione. Ah, il vecchietto, aveva 70 anni, 72 anni. Comunque, ecco, uno dei tanti esempi di guarigione dopo l'odio santo. Un cancro che guarisce con l'odio santo. Era andato un gruppo, senti, questo riferimento, comunque a meritare questa successa. Era vero cancro metastatato, già gli ultimi scoccioli. E allora mentre pregavano, ci fu una profezia, tutti sentirono che avevano bisogno di confessarsi e ricevere l'estrema unzione. L'olio santo con la persona. E allora subito vennero da me, dice, sa, abbiamo pregato per la guarigione, il Signore ci ha detto che ha bisogno urgente di confessarsi e di ricevere l'unzione degli inferni. Allora io subito vado, dopo questo faccio l'unzione dell'olio, e quello di domani non ha più niente guarita. E il cancro con il tasso. Ecco, dietro la ministra del sacramento, non ci ha detto parola, non ha fatto niente, soltanto ha ministrato confessione e fremzione, cioè un giorno di inverno, per dire gli effetti portentosi di questo sacramento, che serve per la guarigione fisica. Come vedete la Chiesa rimane fisicamente per la guarigione fisica, l'olio santo, per la guarigione psicologica, ecco,
per l'intrazione dell'Eucaristia, per la guarigione spirituale, la confessione. Ma tutti e tre i sacramenti servono per qualsiasi tipo di guarigione, perché quando la persona si ammala tutta la persona in qualunque sfera. Il Pontefice Vaticano diede due denari, il denaro dei sacramenti e il denaro dei carismi. Qui adesso ci sarebbe un lungo discorso da fare sull'uso dei carismi nel servizio di guarigione, nel servizio di risanamento. L'Apostolo, nella lettera ai Corinzi, parlando del carisma di guarigione, si esprime in plurale. Ad altri viene dato i carismi di guarigioni, carisma da iamaton, mentre per altri carismi, viene usato il singolare, per le lingue e per le guarigioni viene usato il plurale, genegrosson, ossia genere di lingue, perché le lingue sono diverse, e per il carisma di guarigione è carisma da iamaton, carisma di guarigione. Questo per significare che sono diversi carismi di guarigione, sia per diversi tipi di guarigione, sia perché il carisma di guarigione va usato insieme nella Chiesa per la interazione di diversi carismi. Noi così usiamo, altrimenti diventiamo maghi, non siamo così da soli. Invece i carismi vanno usati insieme nella guarigione. Cioè c'è chi ha il carisma di autorità, c'è chi ha il carisma di misericordia, c'è chi ha il carisma della conoscenza, parola di scienza, c'è chi ha il carisma di intercessione, c'è chi ha il carisma di profezia. Io ho notato questo quando il gruppo è ben assortito, c'è il piccolo gruppo ben assortito, e allora c'è una direzione nella preghiera attraverso la profezia, il Signore ci dirige, attraverso l'intercessione il Signore apre il suo cuore. E soltanto chi ha l'autorità viene in ultimo, ma già tutto è preparato dagli altri che hanno diversi carismi. Quando c'è per esempio il carisma di conoscenza immediata, cosiddetto carisma di scienza, allora è facilitato il compito. A proposito di carisma di scienza, qui diceva, c'è qui la nostra sorella, che è Maria di Vento, c'è, proprio in questo luogo qua, eravamo qua tre anni fa, e si pregava, prima c'è stato un combattimento, una liberazione di una persona che durava due ore, c'erano i serpenti che camminavano intorno, e una forte battaglia, una battaglia a ultimo sangue, quella persona che era grossissima, poi un po' secco, ecco. Comunque, però quelle persone erano malati di cancro, al letto, io non lo sapevo. E durante la preghiera, così, durante la messa quasi, durante la messa, ecco che Maria non ha un bigliettino, perché mi fece un po' tremare, il Signore dà il comando, l'esercito, l'autorità, comanda un cancro di andarsene. Bene, lo faccio. E allora mi raccomando, e allora disse subito che stava in silenzio, nel nome di Gesù di Nazareth, cancro,
l'unificando sparisce dal mondo che trovi e non farti più trovare. All'istante il cambio sparisce, quella persona che prima non prende a sedersi, si siede comodamente. E questo per dire l'esercizio del carisma di autorità. Questo è preparato, era già preparato per l'altro carisma, si era pregato tanto per questa persona, non si sapeva che aveva il cancro. E il Signore fece prima liberazione, poi guarigione, poi questo portento, perché un cancro che all'istante guarisce, è una guarigione miracolosa. Questo per dire che i carismi vanno usati insieme. Ecco perché noi facciamo il carisma, cioè facciamo due servizi, il servizio collettivo, così per tutta la comunità, e il servizio di gruppo. Soltanto in alcuni casi si può usare così il carisma, se veramente uno ha il carisma di guarigione, perché se non ha il carisma di guarigione non deve usare. E il carisma di guarigione singolare, l'uso può essere legittimato dal fatto che la persona che deve usare il carisma è nell'esercizio del suo ministero. Un medico, per esempio, nell'esercizio del suo ministero, quando si accorge che un ammalato ha una malattia e lui ha il carisma delle guarigioni, ebbene, eventualmente può imporre le mani, se può imporre le mani, oppure può anche pregare, non necessarie le mani, pregare il Signore, perché la guarigione viene dal Signore, non è che lui imponga la guarigione, non è un fluido che esce dalle mani, ma è una guarigione che viene direttamente da Dio, può pregare. Noi abbiamo tanti bravi medici che guariscono più con le preghiere, semplici preghiere, che con le medicine, anche nel nostro gruppo. Poi, una madre di famiglia, per esempio, sui figli, la moglie sul marito, il marito sulla moglie, e così nell'esercizio di un proprio ministero, nella propria funzione, quando non c'è a disposizione un gruppo orante, perché se c'è a disposizione un gruppo orante, almeno un fratello, una sorella, che collaborano, sempre meglio. E meglio perché si formi chiesa, ecco qua, perché è la chiesa che guarisce, la comunità orante, perché nella chiesa è Cristo presente, nel singolo non sappiamo, invece nella chiesa è Cristo presente, dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. E il gruppo deve verificare la presenza di Cristo. Io esorto sempre a fare questo. Non mettetevi a fare guarigioni, voi il gruppo, se prima attraverso la preghiera non verificate che è Cristo presente. Se circola la carità, se si arriva a vedere che c'è la presenza, a sentire la presenza del Signore, allora si comincia a pregare. Finché non si nota la presenza del Signore, non conviene pregare per l'inferno, conviene pregare ancora per provocare a livello operante la presenza dello Spirito del Signore. Comunque la Chiesa ha in mano anche questo carisma, il carisma di guarigione. Come vi dicevo, sarebbe lungo, lunghissimo il discorso, ma io non voglio trattenervi in questo discorso. Va e fa tu lo stesso. Qui non si tratta tanto di procurare guarigioni istantanee o di fare miracoli, no. Nelle nostre comunità terapeutiche si mira a fare quello che Cristo ci disse di fare, perché a prescindere dai carismi particolari che Dio dà, la stessa comunità terapeutica ha la grazia di impetrare la guarigione, è la Chiesa che deve badare al bene dei propri figli, per cui
se ci fosse un membro ammalato, le altre membra debbano adoperarsi perché quello, il membro ammalato, esca dal suo stato di malattia. Ecco perché è molto importante che sia la Chiesa, sia il gruppo, sia la collettività a pregare, non il singolo, non il singolo. Io sempre batto su questo punto, anche per evitare la confusione con maghi e terapeuti. E anche per distinguere la guarigione che viene dal Signore, ossia la guarigione che viene dall'alto, dalle guarigioni che non vengono dall'alto. Perché possono avvenire altre guarigioni, ma non dall'alto, e quelle noi le rifiutiamo. Le rifiutiamo perché non si scrivono nell'ambito della salvezza. Non sono guarigioni che vengono da Cristo Salvatore per salvare l'uomo. Cristo salva tutto l'uomo. Una guarigione non è mai a sé stante, anche una guarigione fisica, non è mai a sé stante. È una guarigione che si iscrive, come ho detto, nell'ambito della salvezza. È una guarigione salvifica di tutto l'uomo. È una guarigione di fede, perché viene risvegliata la fede nella persona o nelle persone circostanti, la persona si converte, c'è un benessere spirituale. Quando noi ci accorgiamo di una guarigione fisica che non produce né in quella persona né negli altri un bene spirituale, anche che quella guarigione sia prodigiosa, noi non attribuiamo a Dio, noi la rifiutiamo, constatiamo che è una guarigione, ma non ci appartiene questa guarigione, perché non vediamo gli effetti, non vediamo i frutti, non vediamo la connessione. Ora, tante di queste guarigioni anche succedono in mezzo a noi, ma noi le rifiutiamo. La guarigione che noi accettiamo è quelle guarigioni che nel discernimento che facciamo subito ci viene detto che vengono dall'alto, che vengono dal Signore. E noi ci fermiamo qui per il momento. Va e fa tu lo stesso. Vi dicevo che le nostre comunità terapeutiche mirano piuttosto alla cura delle persone, non tanto alla guarigione delle singole malattie, ma alla cura delle persone che frequentano il gruppo, in modo che a poco a poco guarisca la persona nelle tre dimensioni. Ed è questa la guarigione migliore, perché rifiorisce la salute spirituale e fisica delle persone. Quante persone notiamo che dopo 6 mesi di frequenza si sentono meglio, hanno riacquistato in salute dell'anima, in salute del corpo. È quello che diceva Gesù: va e fa tu lo stesso, diedi due denari all'albergatore perché si prendesse cura dell'ammalato. Anche in privato, fratelli e sorelle, dobbiamo prenderci cura dei nostri fratelli infermi, dei nostri fratelli ammalati, poveri. E qui per malattia si intende qualunque forma che attacca l'individuo e lo menoma di un bene. Ecco, dobbiamo fare trionfare la carità dentro il nostro cuore, agire per amore, come il Signore gratis ci ha beneficato, così anche noi gratis dobbiamo venirci incontro gli uni agli altri, aiutarci, consolarci. Ci sono tanti carismi di misericordia, carismi di consolazione, carismi di beneficenza, carismi di assistenza. Sono tutti carismi curativi che dobbiamo mettere in esercizio, sia collettivamente sia anche in privato, per alleviare le pene delle persone care, delle persone che vengono da noi, e per venire incontro al fratello che è il tuo prossimo. Chi è il tuo prossimo? Chiunque. Chiunque ti è vicino. Il prossimo è chi si fa vicino a te, e la vicinanza dipende dal bisogno e dalla richiesta.
non badate tanto a chi è che chieda, se un uomo date sempre il vostro aiuto, sia un musulmano, sia un ebreo, sia un peccatore, sia un nemico, chiunque sia. Il samaritano si fece in quattro per soccorrere un ebreo, un nemico. Noi dobbiamo soccorrere tutti, perché dobbiamo guardare Cristo presente in quell'uomo. Adesso la parabola si rovescia e viene letta in un'altra maniera. Quel malcapitato è Cristo. E il buon samaritano siamo noi. Come c'è il capovolgimento di pastori e agnello, così anche nella parabola c'è il capovolgimento. Il buon samaritano che è Gesù e noi che siamo i malcapitati cambiamo veste. Quell'uomo a metà strada è Gesù. Gesù presente nel fratello e noi diventiamo i buoni samaritani. Noi, dunque Gesù, soccorriamo Gesù e non dobbiamo dimenticare, perché siamo in un clima di fede, diceva Gesù, io ero ammalato e siete venuti a visitarmi, avevo fame, mi avete dato da bere, avevo sete, no, avevo sete, mi avete dato da bere, avevo fame, mi avete dato da mangiare, eri nudo e mi avete vestito. Era carcerato, cioè delinquente, perché quasi tutti, metà erano dei carcerati, sono delinquenti, ero un delinquente, e siete venuti a visitarmi, è Gesù, noi siamo i buoni samaritani, soccorriamo Gesù, aiutiamo Gesù, presente in quell'individuo, quello che avete fatto al più piccolo dei miei fratelli, lo avete fatto a me. Venite benedetti dal Padre mio nel regno che vi è stato preparato. Alleluia. Alleluia.